Scusami. Allora, siamo lieti di avere qui con noi Eleonora Forenza del segretariato del Partito della Sinistra Europea per Ciao a tutti. commentare i risultati, diciamo, delle ultime elezioni europee, i nuovi scenari che si sono aperti anche alla luce delle elezioni in Francia. Mandata alla sinistra europea queste elezioni. Allora, io non credo che possiamo esprimere un giudizio positivo del risultato del Partito della Sinistra Europea, in generale per quello che è l'esito delle elezioni europee. Noi andiamo verso la riconferma di Ursula von der Leyen, quindi diciamo di una presidente della Commissione guerra fondaia che si è già contraddistinta per dichiarazioni assolutamente poco rassicuranti dal punto di vista di una possibile pace o tregua sul fronte ucraino e sappiamo, ricordiamo tutte le dichiarazioni assolutamente inaccettabili per quanto riguarda il massacro in corso contro le palestinesi e i palestinesi. Quindi, da un lato, diciamo, la riconferma di von der Leyen, ma anche, diciamo, le altre nomine europee sappiamo essere addirittura diciamo, più spinte verso gli scenari di guerra della stessa von der Leyen, quindi l'esito diciamo, dal punto di vista generale non può che dirsi negativo. A questo si aggiunge il risultato del partito, o meglio dei partiti che fanno riferimento al Partito della Sinistra Europea. Sono Scusa, arrivati. poi. Allora, innanzitutto è un vero e proprio partito quello della sinistra europea. Sì, è un vero e proprio partito europeo. Che europei diciamo, sono costituiti diciamo, anche istituzionalmente dall'adesione di almeno sette partiti membri diciamo, che fanno riferimento agli stati membri dell'Unione Europea e diciamo, formalmente costituiti in stati membri dell'Unione Europea e diciamo, alcuni partiti storici del Partito della Sinistra Europea come ad esempio il PCF, il Partito Comunista Francese, Izquierda Unida e il Partito Comunista Spagnolo, Rifondazione Comunista che concorreva diciamo, alle elezioni europee con Pace e Terranità, sono rimasti fuori dal Parlamento europeo. A questo si aggiunge il risultato non positivo, per usare un eufemismo, della Linke, che è un altro diciamo, partito storico diciamo, della sinistra europea. Sappiamo diciamo, le dinamiche del voto tedesco, diciamo, assai complicate. Insomma, tutto questo ha portato a un risultato diciamo, non soddisfacente. A questo si aggiunge, se posso diciamo, dilungarmi un momento, un elemento di crisi politica o di difficoltà politica che era già evidente in realtà prima diciamo, delle elezioni europee, ovvero una diciamo, sorta di disgregazione di piattaforme sul terreno diciamo, della sinistra europea o potremmo anche dire dei partiti e dei movimenti che storicamente hanno fatto riferimento al gruppo parlamentare GUE/NGL, poi denominato The Left. Già prima delle elezioni europee a Copenaghen si era tenuta una riunione della piattaforma Now the People, guidata diciamo, da France Insoumise, che di fatto diciamo, metteva un po' in discussione l'egemonia del Partito della Sinistra Europea diciamo, sulle formazioni della sinistra in Europa, con diciamo Scusa, questo. scusa per capire meglio, quindi diciamo che c'è il gruppo della sinistra nel Parlamento europeo, di cui fa parte il Partito della Sinistra Europeo, ma anche altre forze come per esempio la France Insoumise, che fa Esattamente. parte. Esattamente, queste forze diciamo che storicamente non provengono dalla sinistra europea, penso a France Insoumise, penso anche a Podemos, si sono riarticolate diciamo, in una nuova piattaforma insomma, che si è consolidata nei mesi e che a Copenaghen, prima delle elezioni europee, ha di fatto diciamo, un po' lanciato la sfida anche al Partito della Sinistra Europea, anche con un elemento diciamo, di attrito non come dire, rilevantissimo nell'opinione pubblica europea, per fortuna mi viene da aggiungere, ma insomma evidente diciamo, nella dialettica politica della sinistra diciamo, su chi
diciamo, sulla individuazione relativa all'individuazione della figura della, diciamo, del cosiddetto Spitzen candidate, che è stato rivestito, diciamo, figura che candidatura che è stata rivestita da Walter Bayer, segretario del Partito della Sinistra Europea, ma diciamo non senza strascichi, perché c'erano proposte alternative, tra queste, diciamo, quella dei due portavoce del gruppo della Sinistra Europea, uno di Die Linke e l'altro di France Insoumise, Manon Aubry. A questo poi ovviamente si aggiunge anche la convergenza dei partiti comunisti europei, che, diciamo, devo dire, dall'esperienza personale che ho avuto in Parlamento europeo e nel gruppo, abbiamo sempre corso il rischio di essere un po' marginalizzati. Aggiungo ancora, scusami se mi dilungo in questa risposta, ma penso che siano elementi, diciamo, utili alla discussione, diciamo che c'è un'altra linea di frattura importantissima che si è evidenziata in questi ultimi 2 anni, ovviamente sulla questione della guerra in Ucraina, dove il gruppo, diciamo, si era già diviso al suo interno, votando, diciamo, ad esempio sulla questione del invio di armi con 3 opzioni diverse, diciamo, a favore una delle due portavoce del gruppo, Manon Aubry, per l'appunto, contrari tendenzialmente i partiti della sinistra europea con delle astensioni. In questo si è contraddistinto, diciamo, per un sostegno filo-ucraino, diciamo, il blocco nordico, quindi, diciamo, Red Green Alliance e i partiti, diciamo, rosso-verdi nordici, che infatti, diciamo, questo è l'epilogo anche di questa storia, sono usciti formalmente dal Partito della Sinistra Europea, coloro i quali ne facevano parte, insieme al blocco di schierda, anche uscito, diciamo, dal Partito della Sinistra Europea proprio nelle ultime settimane sulla questione ucraina, cioè sulla questione dell'invio di armi all'Ucraina. Perché pure il blocco di schierda è favorevole, mentre la sinistra europea è contraria. Allora, il blocco di schierda è favorevole al, diciamo, all'invio di armi. Nella sinistra europea abbiamo faticosamente trovato una mediazione, diciamo, nell'ultimo congresso, dove, diciamo, una mediazione. Noi eravamo uno dei poli contrari ovviamente all'invio di armi per il cessate il fuoco immediato. Non è la posizione, diciamo, sì, esplicita del Partito della Sinistra Europea, ma, diciamo, la posizione del Partito della Sinistra Europea non è quella favorevole all'invio di armi. Quindi, diciamo, da questo punto di vista si è aperta una dialettica molto forte, con, diciamo, delle fratture che sono rimaste tali, ecco, non sanate, appunto, l'uscita dei nordici e del blocco di schierda. Scusa, allora attualmente della sinistra europea chi fa parte? Attualmente del Partito della Sinistra Europea, come, diciamo, partiti pienamente membri, ci sono Die Linke, Syriza, la Izquierda Unida e quindi il Partito Comunista Spagnolo, Rifondazione Comunista, partito, diciamo, dei lavoratori ungherese, molti partiti, diciamo, dell'est Europa. In particolare in questi ultimi anni, diciamo, ci sono diverse forze dell'est Europa che si sono, diciamo, inserite nel Partito della Sinistra Europea. Il PCF ovviamente fa storicamente parte del Partito della Sinistra Europea, ma, e questo è un altro elemento di informazione, diciamo, che la tua domanda mi sollecita a dare, proprio il risultato, diciamo, da un lato non soddisfacente per le forze della sinistra europea, diciamo, il moltiplicarsi di piattaforme politiche nella sinistra in Europa, ha fatto sì che nell'ultima riunione, diciamo, dell'esecutivo della sinistra europea si sia parlato della necessità di rivedere un po', diciamo, i meccanismi che presiedono al funzionamento del partito, e quindi anche eventualmente di lanciare un processo di rifondazione, di ricostituzione che tenga conto delle altre piattaforme, quindi Now the People, e chiaramente della convergenza dei partiti comunisti in Europa. Scusa, non ho capito questa cosa della convergenza dei partiti comunisti in Europa. Diciamo, annualmente, insomma, periodicamente, diciamo, i partiti comunisti in Europa si riuniscono e lanciano, diciamo, alcune proposte programmatiche sul terreno europeo. Diciamo, non è una vera e propria, come dire, istituzione politico-partitica, come può essere, diciamo, invece la
diciamo il Partito della Sinistra Europea, ma è una forma di coordinamento politico con cui la sinistra europea vuole aprire anche formalmente un dialogo, così come lo apre con Now the People, o vuole aprirlo meglio. Scusa, perché ci sono dei partiti comunisti che non fanno parte della sinistra europea. Ad esempio, però... l'UDC, come il Partito Comunista Portoghese, non fa parte del Partito della Sinistra Europea. Akel, che è il Partito Comunista Cipriota, è di fatto un osservatore del Partito della Sinistra Europea, ma non ne fa pienamente parte. Quindi, si tratta un po' di capire se si va verso una ridiscussione delle forme organizzate, delle piattaforme organizzate della sinistra europea, e se si riesce in qualche modo a portarle a sintesi. E invece il gruppo The Left nel suo complesso come è uscito da queste elezioni? Beh, il gruppo The Left, dal punto di vista numerico, le variazioni non sono particolarmente significative. Non credo che sia quello l'aspetto principale, della discontinuità che si è creata. Credo che l'aspetto principale invece riguardi proprio la leadership, nel senso che strutturalmente, o meglio storicamente, il gruppo era guidato da un asse composto da Syriza e Linke, che erano le due delegazioni con il maggior numero di parlamentari, che dialogavano con il gruppo del Partito della Sinistra Europea, il gruppo comunista. Noi, quando siamo stati in Parlamento Europeo, abbiamo avuto la possibilità di essere anche un soggetto di mediazione, facendo parte sia della piattaforma comunista che del Partito della Sinistra Europea, e poi il pezzo dei nordici, che agivano un po' autonomamente. Essendo un gruppo confederale, si trattava comunque di mediare, ma di lasciare anche molto spazio alle delegazioni. Adesso le cose sono molto cambiate, perché? Perché l'egemonia, anche numerica, ma politica prima ancora che numerica, è sostanzialmente di forze che non fanno più riferimento al Partito della Sinistra Europea. La delegazione con un maggior numero di parlamentari eletti è quella della France Insoumise, quindi di una forza politica non aderente al Partito della Sinistra Europea. Sappiamo, ad esempio, sapete, quanto mai meglio di me, la discussione sul voto francese, come si articola proprio per la posizione del Nuovo Fronte Popolare sulla questione della guerra. E quindi la difficoltà nel articolare un ragionamento antifascista che possa essere al contempo anche chiaro sulla questione della guerra. E quindi abbiamo un indebolimento molto forte del blocco tedesco. Da quello che ho capito, la France Insoumise insieme a Podemos fa parte di un altro gruppo che si chiama? No, France Insoumise e Podemos saranno di fatto le due delegazioni che guideranno The Left. Questo è il risultato politico delle ultime elezioni, perché la Linke è fortemente indebolita, la delegazione della Linke è fortemente indebolita, non è uscita benissimo neanche la delegazione di Syriza, che ha dietro di sé un problema politico enorme. Prima era la delegazione che esprimeva il governo greco, adesso sappiamo tutti qual è la situazione politica in Grecia. Quindi le due forze in questo momento più importanti, le due delegazioni più importanti del gruppo The Left, sono due delegazioni che non fanno parte del Partito della Sinistra Europea. E tra l'altro, France Insoumise, con un conflitto storico con il PCF, il Partito Comunista Francese, e Podemos, con un conflitto molto recente apertosi con Izquierda Unida, proprio sulla vicenda della partecipazione alla lista Sumar, che invece è stata l'opzione di Izquierda Unita e del PCE. Quindi una situazione alquanto complicata. Credo che l'elezione delle portavoce del gruppo ci chiariranno, meglio quale sarà la geometria definitiva, del gruppo parlamentare. Da quello che ho capito, pure la Sumar è entrata in crisi.
è proprio per la questione della mancata elezione del rappresentante del Partito Comunista Spagnolo, se non ho capito male. Esattamente così. Dopo non so quanti anni, insomma, non so quante legislature, il Partito Comunista Spagnolo, ma anche, diciamo, nel suo insieme Izquierda Unida, sono rimaste fuori dal Parlamento Europeo. Questo, diciamo, ha determinato proprio una crisi del progetto di Sumar e al contempo una crisi del progetto di Izquierda Unida, perché chiaramente la scommessa che si era fatta fino a pochi anni fa di provare a unire le forze con Podemos è stata proprio messa in discussione per scegliere la strada di Sumar. E questo adesso è, diciamo, ovviamente un elemento della crisi sia del Partito Spagnolo che del Partito Europeo. È proprio sciolta Sumar oppure è in crisi? Perché io direi che nella crisi, diciamo, non c'è ancora un elemento formale, ma la crisi è, insomma, bella pesante. Non so quale sarà l'esito, però mi sembra che, diciamo, difficilmente sarà ricomponibile la situazione. Ecco, questo potrebbe portare a una ricomposizione di Izquierda Unida con Podemos oppure no? Di Izquierda plurale, diciamo, sì, assolutamente. Questa è un'altra delle ipotesi, diciamo, che si ricomponga, diciamo, lo scenario Unidas Podemos, sostanzialmente, che era quello sperimentato qualche anno fa, e sarebbe ovviamente anche dal punto di vista della ricomposizione delle piattaforme europee l'opzione auspicabile, perché andrebbe, diciamo, a rimettere sulla stessa carreggiata due forze politiche che diciamo, in questo momento fanno riferimento a due piattaforme diverse sul terreno, diciamo, appunto, Now the People e Partito della Sinistra Europea, che hanno molte difficoltà di dialogo in questo momento e che però invece sono... Scusa, Now the People è un'altra, diciamo, alleanza di cui fanno parte France Insoumise e Podemos? Sì, France Insoumise, Podemos, il blocco di Izquierda, che è appunto uscito dal Partito della Sinistra Europea e ha aderito, diciamo, a questa piattaforma, Now the People, dichiarazione di Copenaghen, come la vogliamo chiamare, e, diciamo, buona parte dei partiti nordici fanno riferimento a questa piattaforma. Ah, a questa qui, che quindi è diventata maggioritaria. Sostanzialmente sì, questo era il cambiamento di cui ti parlavo, cioè di fatto l'attrazione non è più Linke Syriza, quindi Partito della Sinistra Europea, ma è France Insoumise Podemos, quindi con il blocco nordico. Quindi, però, diciamo, da quello che ho capito, Podemos si è indebolita. Si è indebolita significativamente, però non quanto, diciamo, è di fatto l'unica delegazione spagnola in questo momento nel Parlamento europeo per quanto riguarda la sinistra. Quindi, per quanto indebolita, però ha una presenza nel Parlamento europeo, a differenza di Izquierda Unida e del Partito Comunista Spagnolo. Invece ho visto che i nordici sono cresciuti, però da quello che ho capito hanno posizioni sbagliate sulla questione dell'Ucraina. Beh, diciamo che le loro posizioni sono, diciamo, stati tra i gruppi politici, tra le delegazioni, scusami, con cui più abbiamo avuto conflitto durante, ad esempio, la discussione del Partito della Sinistra Europea, perché sono, diciamo, assolutamente convinte della necessità dell'invio di armi, del fatto che ci sia, come dire, una assoluta responsabilità russa e non una corresponsabilità nel, diciamo, nel processo di guerra che si è determinato, e quindi, diciamo, a favore dell'invio di armi, posizione che per noi è inaccettabile, così come è inaccettabile il fatto che, diciamo, dentro forze della sinistra si sia diffusa quella che, diciamo, nella scorsa legislatura, o meglio due legislature fa, ormai chiamavamo russofobia, cioè mi rendo conto che la geografia ovviamente è diversa dalla nostra, ma ci sono anche stati, secondo me, degli scivolamenti molto molto preoccupanti in questa direzione. Ho capito. Scusa, invece altre forze che hanno avuto buoni risultati, tipo il Partito Comunista Greco, fa parte della Left o non fa parte nemmeno della Left? No, allora, nella scorsa legislatura il CQE hanno, diciamo, degli non iscritti, quindi non aderì al gruppo
di The Left. E storicamente ha fatto sempre così, credo che risalga a molte legislature fa, almeno io non ne ho memoria, l'internità del QQE nel gruppo The Left, semmai è avvenuta, ecco, ma insomma quindi è praticamente sempre stato esterno. Sì, che io ricordi sì. Non so se c'è stata qualche eccezione, ma insomma storicamente questa è stata la tendenza. Ma stanno da soli o stanno con altri gruppi? No, allora, nel Parlamento europeo esiste, diciamo, il corrispondente italiano del gruppo misto, cioè quelle delegazioni che non aderiscono a gruppi parlamentari vanno, diciamo, nel gruppo dei cosiddetti non iscritti, che sarebbe un po' il corrispondente appunto del nostro gruppo misto, che chiaramente è un po' sfavorevole dal punto di vista della ripartizione, diciamo, dei tempi di parola, delle possibilità di intervento e di iniziativa legislativa, ma diciamo, ecco, sia parlamentare chiaramente a pieno titolo. Senti, invece questa Bündnis-Sarah-Wagenknecht, che ha avuto un risultato abbastanza significativo, mi pare sul 6%, però non si è capito se voleva poi far parte, non voleva far parte, se era accettata, non era accettata. Allora, da quello che diciamo, quello che so io, per quanto riguarda la discussione del gruppo The Left, è che diciamo, c'è stato un veto nordico sulla presenza della sua delegazione nel gruppo The Left. Quindi che i partiti della sinistra verde nordica hanno di fatto posto un veto sulla possibilità perché una nuova forza politica possa aderire a un gruppo, diciamo, occorre che le delegazioni che storicamente hanno composto quel gruppo non pongano il veto. E invece c'è stato questo veto da parte della sinistra nordica, è evidente anche qui, diciamo, la questione della guerra ha inciso, ma non solo la questione della guerra, anche chiaramente l'elemento, diciamo, di differenza programmatica rispetto ad esempio alla Linke. E questo, diciamo, ha fatto sì che si creasse un dialogo, diciamo, ha contribuito alla creazione di un dialogo con il gruppo, diciamo, con la delegazione del Movimento 5 Stelle, che ha sempre storicamente ambito a far parte almeno dal 2014 del gruppo dei Verdi europei, ma il gruppo dei Verdi europei ha sempre, diciamo, posto un veto, soprattutto per volontà della delegazione tedesca e della delegazione italiana, o diciamo del partito italiano, quando non c'era una delegazione, alla presenza del Movimento 5 Stelle nei Verdi europei. Quindi, diciamo, ci sono un po' di veti incrociati. Fatto sta che mi sembra che l'unica cosa certa in questo momento per quanto riguarda le delegazioni italiane è che Ilaria Salis e Mimmo Lucano, eletti con AVS, andranno nel gruppo The Left, diciamo, invece gli altri quattro eletti, cioè Marino, Orlando, Scuderi, non mi ricordo, scusa, l'ultimo nome, andranno nei Verdi. E che, quindi, diciamo, ma Sinistra Italiana fa parte di The Left? Sinistra Italiana fa parte, diciamo, come partito osservatore, non come partito fondatore, non come partito membro, perché il partito membro a pieno titolo è Rifondazione Comunista, che è tra i partiti fondatori della sinistra europea. Sinistra Italiana fa parte come osservatore sia della piattaforma di Copenaghen, sia della piattaforma della sinistra europea. Quindi, diciamo, di entrambi. Ma fa parte del gruppo The Left? Sì. I due deputati di Sinistra Italiana andranno nel gruppo The Left, sì, assolutamente. Ho capito. E ci sono, scusa, per concludere, qual è invece la posizione sull'Ucraina, sulla guerra? Dicevi della sinistra europea, che avevi detto che c'erano state delle discussioni e si era giunti a un... Beh, allora, diciamo, la nostra posizione come rifondazione, te l'ho detta, diciamo, molto chiaramente... No, quella di rifondazione la conoscono, te dicevi che però c'erano state delle discussioni, che c'erano posizioni diverse. Tieni conto che quando abbiamo fatto la discussione, diciamo, sia il blocco di schierda che i nordici, in particolare i finlandesi e i danesi, erano dentro il partito della sinistra europea, adesso, diciamo, i danesi ci sono ancora, ma in una posizione molto più defilata, i finlandesi sono proprio usciti, e la loro posizione era a favore dell'invio di armi. Quindi, diciamo, dalla nostra posizione guerra
diciamo, necessità di cessate il fuoco a non invogliarmi alla loro posizione, prima il ritiro delle truppe russe, questa è la loro posizione, prima il ritiro delle truppe russe e poi il cessate il fuoco e invio di armi, beh, ovviamente la distanza è enorme. Quindi, diciamo, la mediazione è stata cessate il fuoco, prima di tutto, no l'invio di armi e dopo il ritiro delle truppe russe. Va bene, grazie Eleonora, è stato molto interessante. Grazie a te e a voi. Avremo poi modo di approfondire alcuni aspetti. Ciao. Ciao, grazie.